La, eccoci. Tallà. Siamo qui giunti a Gudo Visconti per intraprendere una nuova puntata insieme in diretta. Marco, hai messo a posto tutti i tastini, i livellini, i filtri, il feltro? Preoccupa no. A posto. Problemi tecnici, Paolo li ha sistemati perché è un grande. Tra poco vi facciamo sentire anche il suo, anzi lo facciamo sentire subito, guarda, il suo gingolino di Paolo. Eccolo qua. Enrico J Radio Show. Cioè prima della sigla. E c'è anche il segnale orario per la precisione. Sono Marco Preciso. Le 22, anche a Gudo Visconti. Ok, col paese, come qualche radio, altro. Radio minori. Famosa. Ok, allora sigla. Enrico J Radio Show. Madonna. Vabbè, dai. Sì. Basta, non ne posso più. Già. Enrico J Radio Show. Su Radio Sepi 30. Temperatura tropicale. Fratelli e sorelle, buonasera. Buonasera, benvenuti, anche buongiorno a chi ascoltano un altro comunque radio. Comunque pesta tanto sta sigla. La sigla è sempre bella perché ti dà quella carica. Quando parte la sigla, questo è un viaggio. Quest'ora qua, un viaggio che fate insieme a noi in diretta il giovedì sera tra le 22 e le 23 e poi quando volete in podcast. Raga, è la decima puntata. Decima puntata, vai, applauso per la decima puntata. Vabbè, ce lo facciamo dai. Da soli. Noi siamo talmente importanti che ci mandano gli applausi. Ci mandano gli applausi. Qua sotto c'è la clac, qui sotto in strada, vicino alla chiesa. Dai. Oggi vi narreremo del Mi Dance, tra poco, del festival dedicato al mondo della dance, del clubbing, della discoteca, eccetera, eccetera. Avremo, come sempre, le nostre rubriche, storie e potete commentare in diretta al numero di WhatsApp 393 836 1771, il numero ufficiale di Radio SP30 di WhatsApp, salvato nella rubrica che vi può servire sicuramente, oppure scrivete anche in chat dal player di Spreaker, dove si può ascoltarci su Spreaker.com, sull'app, oppure in podcast su Spotify, TuneIn, Alexa, Google Home, Google Podcast. Numero di WhatsApp l'hai detto? Sì, ridillo, Merck. 393-836-1771. Perfetto, così ve lo mettete nella zucca, ve lo memorizzate. Allora ci presentiamo perché magari c'è qualcuno sì, nuovo. Dai. Io sono Ricky Rocco. E io sono DJ Marco Acaso, il vostro DJ personale. Va bene. Ai comandi della regia c'è? Bravo, ai comandi della regia c'è Paolino Sala, che ha anche la sua sigla. L'ho già messa, poi la metto ancora. Questo cantatino ormai ufficiale. Quindi è diventato famoso sto cantatino. Sì, qua ormai ti entra nella testa. Ricky J Radio Show. Ricky J Radio. Poi si può cantare in diverse tonalità. Magari lo facciamo cantare anche da, se volete cantatelo al numero di WhatsApp 393 836 1771. Posso lanciare l'hashtag? Vai. Hashtag Ricky J Radio Show. Ok, via, lancia l'hashtag come fanno i professori. Oh, fai piano a lanciare troppi hashtag che poi ti fai male, eh? Grazie. Allora iniziamo la puntatazza di oggi. Siamo pronti? Volevo salutare anche Lucrezia, che oggi ho sentito la nostra amica. Lucrezia, okay. Le mando un saluto. Quella di Robecchetto. Sì, quella di Robecchetto, okay. Della Cascina Grande abita. Ciao Robe. Allora, la Lucrezia, l'ultimo anno dell'università. Gli ho detto, ma quando è che ti laurea? A me mi sembra che è una vita che devi laurearti. All'ultimo anno, ok, va bene. Quindi tra uno studio e l'altro ci puoi ascoltare. Dicevo, iniziamo con la perla di saggezza? Sì, dai. Andiamo? Vai, vai. Allora, chi è la perla? Scusa? Sì. Chi è la perla di saggezza? La perla di saggezza di Andrea Rota, l'amico di Merck, che viene da Furato, che è venuto qui qualche settimana fa, amante della poesia, della scrittura, del canto. Ci ha mandato questa perla di saggezza sulla vita, semplice ma efficace. Eccola. La vita è una sola. Non farti problemi per niente e vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo. Disco datato ma bello. Datato ma bello. Thank you.
he was the main to please. But he was real great when he had a girl to squeeze. For the queen, he was no wheeler dealer. Though she heard the things he'd done, she believed he was a holy healer who would heal her son. Rasputin. Rasputin. Datato ma bello, siamo nel 1976, eh? Neanche negli anni 80 come le altre puntate, siamo proprio andati datatissimo. Indietro. Datatissimo. C'era la Miracle Ball, quella palla che la gira. Palla che gira. Che fa tutte le lucine, eh? Della disco music. E adesso senti sotto la voce. Scusami, ci sono i saluti di Andrea. Andrea Rota, il nostro. Bella ragazzi grandi. Grazie a te per la perla di saggezza. Poi me ne ha mandate altre che le leggeremo nelle prossime puntate. Abbiamo anche un po' di perle di saggezza dal libro di Riccardo Sada che ho qua davanti, giornalista di DJ Mag, che è il patron, il responsabile del Mi Dance, l'evento di cui tra poco parleremo. Questo libro è la storia della house, della musica in generale, racconta tanti aneddoti e curiosità, quindi ve lo racconteremo nelle varie dirette, nelle varie puntate di Ricky G Radio Show qui su Radio SP 30. Abbiamo appena cominciato, se volete commentate live con noi. Dicevo, noi lunedì scorso, il 25, siamo stati al Mi Dance a Milano. Però prima del Mi Dance siamo andati in Piazza Duomo alla diretta. Scusa, arrivarci. Allora, perché arrivare perché... a Milano al pomeriggio alle 2:30, 3. Il traffico, cioè, ci fosse il traffico. C'è il traffico impressionante. C'è già il traffico alle 2? Ma scusa, Ricky. Orario di. Cioè. Cioè, tutti. Gli autoscontri. Sembrava di essere sugli autoscontri. Sai quando da adolescente vai sugli autoscontri che fai. Ma tutti poi ti suonavano. Cioè, una cosa tu giravi un po' il volante, ti suonavano. Noi siamo abituati a stare nei nostri paesini, sai, tranquilli. Quindi abbiamo difficoltà. A Milano, però, siamo arrivati nella metropoli milanese. E dove ti ho portato, Ricky? Siamo andati prima, Marco conosceva già questo locale, questo bar fighissimo, il Mixixti Caffè, per intenderci è dopo la Rinascente, sotto i portici, al piano terra c'è un negozio di vestiti, al secondo piano c'è il Mixixti Caffè, molto elegante, molto cool, in vetrina c'è Radio One Dance FM, che è la radio specializzata sulla musica dance, e trasmettono da lì nel pomeriggio. Vai, This Is Top il programma. Marietto, se ci stai ascoltando, abbiamo attaccato il tuo loghino proprio davanti a noi, quindi ci sta guardando. Okay. Ci protegge il marchio di questo programma This Is Top, dove passano tutti i personaggi del mondo della discoteca, del clubbing, DJ, vocalist, artisti, produttori, producer, passano a fare le interviste insieme a Luke DB, che è in regia il DJ... insieme a DJ Marietto. Quindi un'atmosfera molto carina, quella della diretta. Sembravo io e te. Sì, come noi due, ecco, una postazione in vetrina con sotto la gente che passa. C'è un metro, c'è il bar. Lo dobbiamo fare anche noi. Sì, proprio il bar. Facciamo anche noi sta cosa. Si sente anche il rumore delle tazzine quando è in diretta radio, perché comunque è vicinissimo, non sono chiusi, si può proprio interagire con loro. Quindi è una cosa che si può fare assolutamente. Radio CP30 già fa i live in giro. E potremmo farlo anche noi, eh? Non è escluso che lo potremmo fare anche noi sta cosa. Certo, certo. Non è esclusa. Quindi poi da lì, dal questo incontro con gli speaker, i DJ di One Dance, ci siamo spostati con la metro. Gialla, linea M3. Gialla. Ok. Siamo stati con la metro e siamo andati vicino al Pirellone di Milano, al Palazzo della Regione Lombardia. C'è questo locale, il The Singer, recentemente ristrutturato, da un anno che ha aperto questo. Cioè, esisteva già, ma aveva un nome differente. È un locale fighissimo. Non ci hanno pagato per dirlo, sto dicendo proprio dal mio cuore. Elegantissimo, a tema musicale. Per dire, mi ricordo che ci sono i gradini per entrare col pentagramma e le note musicali. Sì, sì. Poi ci sono le foto, le gigantografie dei personaggi della musica, Etta James, Frank Sinatra, quindi veramente bello. Chi è il resident? Il resident è DJ Federico Casiraghi, che salutiamo, magari poi gli mandiamo anche il podcast. Allora, Federico Casiraghi è il DJ resident di questo locale, che fa da ristorante live, di band, di concerti e naturalmente discoteca. Poi al Mi Dance
in questo evento, col patrocinio di Riccardo Sada, ci sono stati degli incontri, dei workshop. Ma partiamo col dire cos'è il Midance, l'unico evento italiano dedicato alla produzione, al placement, alla promo e allo scouting della musica dance elettronica. Infatti c'erano diverse case discografiche, etichette, con vuol le dire loro postazioni. Te le ricordi? Sì, io mi ricordo DB Mafia, Bang Record, vai, dimmi qualcuna tu. C'era Keep Records. Keep Records, c'erano Ego Italy. L'hai vista te? Sì, Ego Italy. C'erano quelli ragazzi di Roma, Foot, praticamente arrivavano da ogni parte d'Italia, da Roma, dal sud. Ci hanno proposto anche di fare dei corsi, Dei corsi, sì, dei corsi da Roma, ho detto prendo Freccia Rossa un'ora su là. Certo. Grazie. Praticamente loro cercano DJ e producer, oppure gente disposta che vuole imparare il mestiere. Sai cosa, scusami, cosa ho notato? Che i produttori e i DJ si mettono insieme e fanno le collaborazioni. Certo. Cioè si chiedono tra di loro se vogliono fare le collaborazioni. È come se io chiedo, non so, per esempio a Casiraghi, facciamo una collaborazione, andiamo in studio e facciamo una cosa nostra insieme. Nascono dei business insieme, cioè ci si stringe la mano, si parla vis-à-vis, non solo sui social, su Instagram. Che una cosa che ho notato, ho visto anche dal nostro amico che l'ha fatto con dei produttori che abbiamo conosciuto. Simone Zaccuri degli Apple DJ, che era con noi allo studio Modular 58 a Magenta. E DJ Vincenzino. DJ Vincenzino, in pratica erano con noi, hanno seguito tutta la serata con noi per poter incontrare questi protagonisti della console e non solo, appunto, produttori. Poi ci hanno fatto conoscere anche tanti artisti che noi conosciamo sui social, ma il contatto non abbiamo mai stretto la mano. Stretto la mano, la conoscenza personale è differente, sicuramente. All'ingresso del Midance c'è la possibilità di prendere la sacca con diversi adesivi, gadget, il libro della storia della house. Noi cosa abbiamo fatto? Disco in vinile, USB, chiavetta USB. Abbiamo messo anche i nostri gadget qui in studio, proprio del Midance. Cosa abbiamo fatto? Il pacchetto completo VIP. Cosa dovevamo fare io e te, Rick? Prendere che costava di più. Allora, è il più grande evento nazionale dedicato appunto allo scouting e brani di musica destinati al mercato nazionale e internazionale. A Midance partecipano i più importanti personaggi del panorama. L'unico B2B, cioè incontro sì, specializzato in musica elettronica. Ci sono stati dei workshop, degli incontri con produttori, producer specializzati. C'è stato un dibattito sui talk, sulla guerra dei cloni. Romano, ti è piaciuto? C'era il produttore romano della Stracton Records, c'ho il braccialetto al polso, la sua casa discografica, ha parlato della difficoltà della produzione, ma di quanto la passione sua è forte. Diceva, mi è rimasto impresso il fatto che sta per 2 o 3 mesi fermo senza fare niente, e poi gli viene in mente per cosa avere fare nuovi processi creativi. Sì. Perché se tu ti metti davanti al computer e dici devo produrre il pezzo del secolo, la traccia del secolo, il disco figo eccetera, non ti viene. Devi poi aspettare, piuttosto aspetti, ma cioè, poi ti viene una roba stratosferica. Certo, deve arrivare il momento giusto. Il problema appunto è quando magari le case discografiche ti danno delle tempistiche. Esatto. Ecco. Delle scadenze. C'è da consegnare entro il pezzo. Questo DJ producer ha collaborato con artisti italiani internazionali, ma ce n'erano altri presenti. Anche dei big, penso da quello che mi ricordo. Con dei big italiani. E non solo, anche internazionali, perché appunto questo evento c'erano anche degli artisti internazionali. Allora, i visitatori, i professionisti divisi per tipologia, c'erano i brand, il booking management, gli istituti italiani, gli organizzatori di eventi, gli operatori professionali, gli operatori di marketing, perché quanto è importante il marketing, il PR, lo scouting, cioè reclutare i talenti, poi gli ingegneri del suono. Ci sono tutti i settori che formano poi il mondo del clubbing, del divertimento. C'è c'è un lavoro enorme dietro. E poi c'è stato anche un talk sulla parte legale. C'era un avvocato, un direttore di giornale. Sui diritti d'autore, se non diritti sbaglio. Diritti d'autore, la SIAE, la parte appunto. Ci sono delle etichette indipendenti
per la tutela dei diritti d'autore. Erano nozioni molto 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 tecniche. Infatti io e Marco siamo andati al buffet. Bravi, cioè, proprio a quel punto lì siamo andati al buffet. Ho detto ciao alle 7, ho detto ciao, sta fermo. È ora di mangiare. Va bene. Polentoni alle 7 mangiano. Alle 7:30 sono già con l'acqua che bolle. Cioè, sì, si mangiava. Ma la pizza con i friarielli era buona, perché poi ci sono anche queste cose da vedere, no? Cioè non so. The Singer tanta roba, ecco. Diciamolo, dai. Anche i drink. Sì, un bello spritz non se lo nega nessuno. Bello, locale. Tra altre cose, fondamentale, non possiamo dimenticarci, durante questa serata del Mi Dance c'è stato il talent della DB Mafia Talent Pool. Sono stati selezionati più di 100 mashup remix da DJ italiani. Concorso nazionale, da quello che ho capito. Concorso nazionale, hanno mandato le loro tracce. Tra questi DJ naturalmente c'era anche il nostro DJ Marco Acaso, che è stato votato da parecchie persone su Facebook. Grazie anche ai vostri voti, se l'avete fatto. Grazie a tutti. Tramite la pagina Facebook, quindi vi ringrazio ancora Marco. Fino all'ultimo, c'è fino stato, all'ultimo fino c'è stato un rimbalzo. 50, c'è stato proprio una lotta fino all'ultimo. La domenica sera, tra il terzo e il quarto posto. Allora, hanno vinto dei ragazzi che si chiamano Enrico D'Amico e DJ Valex, che hanno fatto il mashup di Ritmo, la canzone dei Bella. Black Eyed Peas. Marco si è posizionato nella top 5. Non hanno poi detto la classifica. Giustamente non l'hanno fatta, no. Per mettere tutti sullo stesso livello, penso. Certo, certo, hanno fatto. Perché ai voti di Facebook sono stati aggiunti i voti della giuria tecnica di qualità, tra i quali DJ Panico, Casiraghi e altri della e DB e tutta Mafia, la crew della DB Look Mafia. DB, eccetera. Comunque, quindi, ho ricevuto tantissimi complimenti da tutti anche. Bravo Merck, ti rifaccio anche personalmente in diretta alla radio i miei sentiti complimenti per il pezzo che hai fatto, che tra poco sentiamo, Friday Night, il pezzo di Burak Yeter nella versione di DJ Marco Acaso. Tra poco, perché prima volevo dirvi che abbiamo incontrato anche due star degli anni 90, sicuramente li riconoscerete tra poco. Abbiamo fatto stories, abbiamo mangiato insieme a loro, bevuto, brindato. Sono due personaggi iconici degli anni 90. Sì, sono bravissime. Cantavano persone per anche, dei DJ, persone bravissime, umili. Sono loro, le sentiamo adesso nel jingle e poi sentiamo il pezzo di Marco. I saluti di due regine degli anni 90, Natalie Hart dei Sound Lover e Kim Lucas. Dal Mi Dance, ciao, facciamo sentire il saluto alle nostre Natalie dei Sound Lovers e io sono Kim Lucas. Un saluto a tutti gli ascoltatori di SP30 con Ricky J. Questo è il grande Ricky J. Stop.
su Radio SP30, Ricky J Radio Show, era il pezzo di DJ Marco Acaso, il suo bootleg remix, mashup anzi per la precisione, Friday Night, esatto, che ha partecipato al talent che di cui prima parlavamo, il DB Mafia Talent Pool. La DB Mafia è un'etichetta discografica, forse non l'abbiamo detto, di Milano, e quindi una delle tante. Una delle tante, Milano è ricca di musica come Roma, Bologna, in giro per l'Italia, anche Bergamo abbiamo scoperto, perché ad esempio Chicca DJ che era in gara era di Bergamo, Andri J è di Bergamo, abbiamo incontrato Andri J, quello che avevamo al telefono settimana scorsa, andatevi ad ascoltare il podcast, non l'avete sentito, DJ producer di Bergamo, era al telefono con noi settimana scorsa, l'abbiamo incontrato anche lui, ci ha detto ma sono andato bene all'intervista, ha detto ma tranquillo. No poi, dai, si sentiva. Sì. Diceva che era in difficoltà, dai. Però era emozionato, poi magari lo portiamo anche qui da Milano, da Bergamo lo facciamo venire qua. Io un po' ho insistito per farlo venire qua. Sì, abbiamo contattato diversi personaggi della dance e non solo, chissà telefonicamente o live ve li portiamo in diretta, così magari potrete fargli anche voi delle domande quando ci sarà l'occasione. Ora rimaniamo sempre sul tema musicale, ma facciamo un passo indietro nel tempo, perché voglio parlarvi del jukebox. Prima del DJ, il jukebox, siamo al 23 novembre del 1889 a San Francisco, nella Sala Palì Royal Restaurant al 303 in California. Il proprietario del locale ha concesso al presidente della Pacific Phonographic Company e al suo socio di portare quella sera una loro nuova creatura per fare una dimostrazione pubblica. È in realtà un fonografo e di sol classe è stato installato questo fonografo, adesso scopriamo cos'è, all'interno di un mobile di legno di quercia. Se inserite una moneta da 5 cent, il cliente può selezionare una canzone a piacere. Vuoi mettere la monetina? La metto io. Tra quelle contenute in quella particolare macchina, l'audio non è un granché, si sente infatti poco e male, ma questa invenzione è assolutamente unica al mondo. Il proprietario del locale vede lontano e capisce che sarà uno strumento rivoluzionario. Pensate alle chiavette USB adesso, dove siamo arrivati, eh? Eh beh. Lo acquista subito il titolare questa macchina, che è naturalmente il primo jukebox della storia a suonare in un locale pubblico. I jukebox, tra l'altro, ce ne sono di tutti gli esemplari, e se tu vai a acquistarli adesso costano un occhio nella testa, perché sono penso pezzi di antiquariato, sì. A livello, poi ci sono di diversi modelli, quelli che stanno 30 dischi, 50 dischi, 10 dischi. Adesso questo qua addirittura del 1889. In Italia sono arrivati negli anni 50, cioè molto molto dopo. Qui stiamo parlando dell'America, che come sempre l'America è grande, è avanti l'America. Ok, il gettone che cade nella fessura, oppure la monetina, il 5 cent. Adesso lo faremo, cosa ci mettiamo? 2 euro. 2 euro. Quando sì. Compri una canzone su iTunes, 1 euro. 0,99. Il prezzo va da 0,99. E tu immaginati di mettere nel jukebox 0,99. Con la commissione. Però adesso, scusa, 0,99 è tuo il pezzo. Il pezzo è tuo, e invece te lo scopravi una volta sola. Esatto. Cioè, vi rendete conto? Adesso, per esempio, con YouTube, qualsiasi pezzo c'è, per dirvi. Dappertutto Spotify, lo trovi, Spreaker, tutte le piattaforme lo trovi. Il pezzo è tuo, e invece... Il gettone che cade nella fessura, il rumore dei dischi che scorrono durante la selezione, le luci colorate e i brani che partono. Era uno spettacolo suggestivo del jukebox, la scatola magica che faceva sognare i giovani e non solo, spopolando nei bar e prendendo la scena di film e serie TV. Era la storia del jukebox. Vai Merck! I only love you in the middle of the night. That's when you run my mind. Every time I get the feeling I can't fight. And I know it just ain't right. Al borde de perderte otra vez. Ahora que estás tan dentro de mi piel. No sé qué puedo hacer si estás con él. But for now we just pretend. Me avisa cuando tú quieras. Sabes como si no existieras. Sigo aquí en tu lista de espera. Es pasión, suerte sin condición, calmar esta adicción, llamo al amor. Aún
fuera un lobo. Sueño que un beso te robó. Para mí eso sería todo. Il nuovo pezzo CNCO Pretended, proprio appena arrivata, con un sample anche questo già conosciuto, vi farà ballare da qui ai prossimi mesi. Magari ve la ballate anche a Capodanno al Moom con noi, a Oggiate Olona con me, Ricky e DJ Marco a caso. Ragazzi, scusa, ti interrompo. Vai. Volevo fare i saluti ad Andrea ancora, perché scrive: quando volete ne scrivo altre. Altre perle di saggezza. Lui è poeta, lui è un artista, non artista. Allora saluto in questo momento anche la Cami, che ci segue sempre, e Luigi, che sono ascoltatori fedeli. Anche Daniela e Angelo. Commentate anche il numero di WhatsApp o in chat. Ma adesso mi sa che la redazione ci chiama, perché siamo in ritardo con il collegamento. Le news. Benvenuti al Ricky News 24. Le notizie passano da qui. Esce in Cina la Coca-Cola con la fibra Coca-Cola Plus. Aiuta l'evacuazione. Arriverà anche in Italia. I pubblicitari pensano al nome Caga-Cola. Dal 15 novembre gomme da neve o catene a bordo per la sicurezza. Lo ricordiamo. Per le buche non si sa ancora la data. Bella questa. Ultima ora, tenore entra in ospedale con dolori atroci, urlando, e viene applaudito per mezz'ora dai pazienti. Emergenza sanità, operazione Reni non riuscita, parla il primario, abbiamo sbagliato i calcoli. Parte la tournée con due cantanti italiani, sarà rivolta ai diabetici. I cantanti sono Zero e Zucchero. Bello. Arenado Zero. I migliori anni della nostra vita. Scioppa il microfono. Volevo cantarla. Questa qui la volevo. Arrivato rosso. Il sogno rosso della mia vita. Beh, il Festival di Sanremo. No, praticamente ci sono gli applausi. Esco sul palco dell'Ariston. Buonasera, quest'anno conduco il Festival di Sanremo con Marco. Benvenuti. Benvenuti. Ok, torniamo con le notizie. La prossima eclissi sarà nel 2487. Nessuno riuscirà a vederla. La regina Elisabetta smentisce: io ce la farò, manca poco. Eh sì. Lei ce la fa, lei è immortale. Avanti. Come saluta la regina, che la radio non si vede, ma noi lo facciamo con la manina. Pronta la Wexit. Tutti gli stati tranne il Regno Unito usciranno dall'Unione Europea. Tutti fuori. Come i saldi. Tra l'altro domani è Black Friday. Scusa, volevo dirlo. Black Friday. Dai, fai qualcosa per il Black Friday. Io vado a comprare il pane. Non c'ho soldi. Ok. Ecologia globale. Annunciata la prima bomba nucleare bio-eco-friendly. Perché anche quella è importante per l'ambiente. Vabbè. Ultima ora. Acqua alta. Nave da crociera passa direttamente sopra Venezia. Sopra Piazza San Marco. Ultima ora, arrivata adesso proprio. Fresca dalla redazione. Celebrano il suo funerale, ma si era solo perso all'IKEA. Bene. È tutto per il Ricky News 24. Alla prossima edizione.
gentlemen, welcome. Allora, siamo in diretta su Radio SP30 Spreaker.com. Mi sa che adesso... Bello il jingle che hai messo. È il momento. Adesso arriva il reset, tra pochi istanti. Le luci si faranno soffuse qui in studio. Abbiamo anche il Babbo Natale. Scusa, Paolo, che si illumina. Vai, vai, vai. Scusa, ho fatto un remix, Paolo, che... Guarda, lo sentirete in esclusiva. Guarda. La canzone... Ah no, è il momento della canzone di Natale. Non spoilerò niente. Allora, aspetta, stiamo producendo una cosa per Natale. Mi è venuta in mente questa qua. Il Natale che vorrei. L'hanno già fatta questa. Ah, l'hanno già fatta. Poi ce n'era anche un'altra che mi piaceva. Vabbè, comunque... Ricky J Radio Show su Radio SP30. Cioè, senti, questa è una voce di uno che fa la radio da 30 anni, che è Paolo Simonotti, conduttore di Video Top su tutti i canali d'Italia locali. Ha lavorato Radio Nostalgia, Radio Number One. È una voce, la voglio rifar sentire perché è troppo brava, è troppo bella sta voce qua. Ricky J Radio Show su Radio SP30. Senti com'è profonda. Pronti per il DJ set? 5, 4, 3, 2, 1, DJ play. Prodotta ieri sera fresca fresca. Insieme. Di Mercury in versione mashuppata da Marco con la cappella. Abbiamo ascoltato e ora si prosegue. There's a heavy blue, want to love and want to lose, sweet divine, the heavy truth, what do I want, don't make me choose. I wanna feel the con le mani, sto facendo con le mani. Oh, oh, oh. Ogni giovedì sera alla macchina dei suoni DJ Marco a caso, DJ trattino basso Marco trattino basso a caso su Instagram. Ascolto questo programma.
entre nous y'a un fossé. Toi t'es bon qu'à faire la mala. Bébé fait du sale. Allo allo allo. Million dollars. Bébé trop sur ça. Bébé fait du sale. Allo allo allo. Million dollars. Bébé trop sur ça. J'suis gang 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 gang. Cazzo, completamente rivoluzionato, è diventato house, in origine quasi reggaeton. Pookie. Ispirazione nel mid dance lunedì sera per portarvi nuovi suoni. Jay Vincenzino, incontrato lunedì, la sua versione di Avicii. Wake me up, sveglia, sveglia. Oh yeah! La musica più forte passa da qui. She's crazy like a fool. Bonnie Ham, l'abbiamo sentito anche nel datato ma bello, qui è una versione club. E ritorna la Miracle Ball che gira. Un vestito anche a tema, guarda. Bonolis la cantava tanto per cantare. C'è anche tutto il pavimento colorato che fa ritmo di musica e colori, tipico dei dance floor di quegli anni. Zap 393-836-1771. Radio CP30, DJ Set Live, DJ Marco a caso. Arrivano le bombe, eh? Till I can't.
suona sulla, sulla pad. Suona, suona, picchietta, picchietta sulla Denon. Suoni di alta qualità. Anche al governo balliamo nel DJ set con la macchina governativa. Io e Di Maio ci stiamo facendo un balletto. Prescindere. Analizza questa per lei. sp30.xyz il sito ufficiale. Madonna, ma questo pezzo ha spaccato in questa versione poi da club ancora meglio. Tra capo e collo è arrivata questa. Ladies and gentlemen, DJ Marco Accaso, mixing live.
mi ispira, ha la capacità di eccitarmi, e questa è la vera sorgente. Qualsiasi altra cosa è secondaria o deriva da questa. Eddie Maduro, Disc Jockey New York. Pronti? Questa ve la faremo ballare sempre nei nostri live. Oh, oh, porororo. Parte così, dalla pista. Pororo. Oh. Sabato sera saremo in Veruno, ad Inveruno, in palestra. In una palestra a fare una festa, potremo ballare anche lì. Ci saranno anche dei nostri ascoltatori follower. Super classico questo, Untouchable. Oh yeah. Chiatta live sul pad, su uno dei campioni della console, quadratini per intenderci. All day, all night, all day, all night. Al vento di portarti da me, vorrei chiedere al tempo canta, di fermarsi canta da te quando passo a trovarti. Se passa di lì, tu mi chiedi il paesaggio com'è. Per tutte le ragazze, niente di che, perché tanto il tramonto è soltanto un tramonto finché non sei qui. Dimmi che tutto rimane per sempre uguale, va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me è che il buio da qui. Vola, vola, vola.
vola. Si vola questa sera su SP30. DJ Marco. Le cinture sono allacciate, eh? Sola, sola, vola, vola. Yes, show me a piece of your heart. I'm calling you up to get down, down. Show me a piece of your love. I'm calling you up to get down, down. Show me a piece of your heart. Quando la sentite in discoteca, accendete la torcia del cellulare e ondeggiatela nel cielo. Andela. Il pezzo del 2019, Medusa, il pezzo Piece of Your Heart. What, sorry, just quickly, what if it's Scratch. What, sorry. Raghi, questa che era uno dei giudici del DB Mafia Talent Pool. Attenzione, tra poco parte la Trumpet Challenge. La facciamo anche nei locali. Si mette il pollice sul naso, si simula con le altre dita il verso di una trombetta. Abbiamo fatto anche qui la locanda Rosetta a Gudo, quando parte la trombetta naturalmente. Fatelo, porta bene. Come on baby, let's go! Su. Su. Tra poco parte. Qua simulate già la trombetta. City tenta. Radio Show. Arriva da lì la sigla. Come si chiama il disco? Trump, Strump. Strump.
e su e giù, e su e giù. Balliamo qui, così vi facciamo ballare ogni giovedì sera. Riascoltatevi la trasmissione quando volete ballare, mettete il DJ set. Suonato da tutti i DJ del globo, non la discoteca, è proprio il pianeta. Ehi, la tromba col cursore. I can get no satisfaction. Satisfaction, come si dice in dialetto. Ci liberiamo delle cose. Satisfaction, come il gruppo dei nostri amici musicisti. Albertino, Minchino. Biatch. Anni 90, Albertino. Gita Agostini. Till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Siete soddisfatti con noi? Allora, signori e signori, era il set live di DJ Marco a caso, come sempre facciamo tanta roba, ti facciamo anche l'applauso. Grazie a tutti. Ci hai fatto ballare grazie. Con diversi generi anche questa sera, tutti clubizzati, auseggianti, come diciamo anche noi. Cosa posso sentire il ritornello? Vai. Che pezzone questo. Per caricare Merck e Cremon, due produttori DJ italiani, la solita perla di saggezza che Cremon è il figlio di Raul Cremona, l'abbiamo detto in tutte le lingue. Però a Radio CP30 non l'avevamo ancora detto. L'abbiamo detto, sì. L'abbiamo già detto? No, non lo so. Oh, mi ricordo. Non mi ricordo, comunque l'abbiamo detto. Sono italiani, Merck e Cremon, sono italiani. Merck che sono io, Merck sei tu magari, non lo so, comunque Cremon è il figlio di Raul Cremon. Vabbè, dai. Se no ero... la perla. Ok, siamo adesso collegati con l'interno desiderato per chiudere la puntata. Cos'è questo suono che sento? Questa? No, volevo sentire com'era perché mi ha incuriosito. Noi dove siamo sabato? Noi siamo alla palestra di Inveruno. Siamo alla palestra di Inveruno. C'è una sigla a festeggiare l'associazione, la SOI. C'è la SOI, ecco, l'associazione compie gli anni, sportiva. La quindi Inveruno. Ci sarà una mega festa. 200 invitati. E vi facciamo ballare, cantare, ridere tutti insieme. Si festeggia, insomma, col team di Ricky J Radio.
e noi ci vediamo la prossima settimana. Ci sentiamo la prossima settimana. Ringrazio Ricky, ringrazio Marco, ringraziamo anche Paolino alla parte regia tecnica. Ciao a tutti, seguiteci, ci sentiamo la prossima volta. Ciao, ci vediamo giovedì prossimo su Radio SP30 sabato in palestra in Veruno. Ciao.